questo ci parla di un Dio che è presente, di un Dio che ascolta il grido di chi forse per lungo tempo si è dimenticato del Signore. Egli comanda che tutti gli uomini si ravvedano prima che sia troppo tardi. Egli ha autorità per poterlo fare, perché Egli ha pagato il prezzo affinché questo ravvedimento possa portare alla riconciliazione con Dio stesso. Dio è colui che governa su tutto. Dio non è l'Iddio delle masse, non è l'Iddio che regna al di sopra delle nazioni e quindi guida le cose più importanti, più numerose. Dio è l'Iddio personale. Non siete convinti che tutto quello che fa Dio non è incutere terrore, paura o portarci alla morte, alla distruzione? L'intervento di Dio è prodigioso perché vuole recuperare l'anima nostra, vuole salvarci, abbiamo letto, vuole portarci ad un porto sicuro. Perché Gesù è colui che libera e lo fa anche oggi, fratelli e sorelle. Non rassegniamoci. E non diciamo, beh, questo è il mio carattere, questa è la mia fede, questo sono io, queste sono le mie debolezze, è ovvio che ci sono le tue debolezze, ma qui stiamo parlando della onnipotenza di Dio che è capace a spezzare ogni legame. Qui stiamo parlando di colui che compie queste azioni. Egli è colui che libera, Egli è colui che comanda, Egli è colui che riduce la tempesta in silenzio. Queste tempeste, queste intemperie servono affinché dal tuo cuore possa salire davanti a Dio un grido di angoscia, un grido di aiuto. Abbiamo bisogno di colui che comanda i venti, di colui che comanda le acque, di colui che sa calmare la tempesta, ma lo farà nel momento in cui c'è un atto di fede, c'è il ravvedimento nel cuore di chi sta vivendo questo disagio. Dio è un Dio che alza le onde del mare fino al cielo e le abbassa fino agli abissi, con lo scopo che tu ti risvegli, cara anima, con lo scopo che tu possa arrivare a gridare a Dio. Dio vuole salvare la tua anima.